never ever saw it coming at all. He never ever saw it coming at all. Mi chiamo Miguel Valenzuela. Mi chiamo Miguel Valenzuela e sono amico e compagno di lavoro di Jorge Gallegos. Lavoriamo insieme nella miniera. Mi chiamo Nelly Bugueño Cepeda e sono la mamma di Víctor Zamora Bugueño. Io sono Cristian Nunes, parente di Daniel Herrera. Ero nel bus che mi portava al lavoro quando l'autista mi disse che c'era stato un incidente nella miniera. Io pensavo che fosse un piccolo incidente, come quando era crollato un sostegno e aveva tranciato il braccio di un ragazzo. Queste cose accadevano spesso nella miniera. Le condizioni della miniera sono terribili. Ci sono 30-35 gradi e un'umidità del 90%. Io penso che Dio ci stava preparando a tutto questo. Sentivo qualcosa di strano, ma non capivo che potesse succedere una cosa così grande. Sono passate due settimane senza avere nessuna comunicazione con i minatori. In un primo momento hanno cercato di raggiungerli attraverso il tunnel principale, ma passavano i giorni e non si riusciva ad andare avanti. E si decise di provare con le trivelle dall'alto. Il momento più difficile fu quando una trivella arrivò fino a 740 metri, ma non riuscì a trovare i ragazzi. Noi eravamo frustrati, pensavamo non ci fossero più speranze, credevamo che qualcosa fosse davvero andato storto. I giorni passavano e noi eravamo sempre più tristi, fino a quando una trivella li raggiunse e fu un momento fantastico. Non avevo mai vissuto un momento così meraviglioso. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud. Ora hanno una telecamera e noi possiamo parlargli ogni giorno a telefono e in videoconferenza. Daniel sta bene, ha un po' di fame, ma il fatto di vederci lo rende fiducioso e spera di uscire presto. Vediamo, Puscio! Se te passò il dolor de muela? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien, qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que... Sento che il Signore li ha scelti per dargli l'opportunità di essere migliori. Un'anima vale più di tutti i tesori del mondo. E loro sono anime. Anime che Dio ha scelto per farle vivere ancora. Perché quando torneranno alla vita fuori da lì, possano ricordare che Dio gli ha concesso la seconda opportunità. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me. Speaking words of wisdom, let it be. Questa esperienza è un insegnamento per tutti. La vita, anche la mia per esempio, cambierà moltissimo e riscopriremo i valori più veri, come ad esempio la famiglia. Questo nos favorece alla famiglia también.